Il Giappone è uno stato insulare dell'Asia orientale e si trova nell'Oceano Pacifico, a destra del Mar del Giappone. La lingua nazionale è giapponese, la religione è lo shintoismo e la moneta è lo yen. I caratteri che compongono il nome del Giappone significano origine del sole e per questo motivo è spesso chiamato paese del sole levante. Lo Stato è una monarchia costituzionale, con un imperatore e un Parlamento eletto, la Dieta. Secondo la Costituzione, in vigore dal 1946, l'imperatore è formalmente il capo dello Stato, ma ha solamente un ruolo cerimoniale e simbolico, in quanto non possiede la sovranità. Infatti, dopo la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, su richiesta degli alleati che volevano una trasformazione democratica del paese, la monarchia assoluta è diventata una monarchia costituzionale. La nuova costituzione è stata preparata proprio durante l'occupazione militare del paese da parte degli alleati per sostituire al sistema imperiale una forma di democrazia liberale. Il trono imperiale giapponese è la monarchia più antica del mondo e l'attuale imperatore Akihito è salito al trono nel 1989, dopo la morte del padre. Il simbolo della monarchia è il crisantemo, poiché, a differenza dell'Occidente, dove è considerato il fiore dei morti, in Giappone è il fiore nazionale ed è il simbolo dei festeggiamenti. Il Giappone è la seconda potenza economica e industriale del mondo, dopo gli Stati Uniti, ed è un insieme di contrasti fra passato e modernità, fra tradizione e ricerca scientifico-tecnologica. Infatti la cultura giapponese da un lato conserva l'arte tradizionale dell'ikebana, dell'origami, delle bambole, della cerimonia del tè, del kimono, delle arti marziali, e dall'altra è proiettata verso le nuove tecnologie, fra cui i videogiochi, i cartoni animati, i nuovi sistemi di trasporto, tra cui le metropolitane, i tunnel sottomarini che collegano le varie isole e i treni ad alta velocità. Nelle sovraffollate città di Tokyo, Osaka e Yokohama spiccano i grattacieli con le grandi insegne pubblicitarie che si contrappongono ai paesini rurali delle campagne. L'industria informatica e l'elettronica, insieme al settore automobilistico e motociclistico, sono all'avanguardia. Il Giappone è un arcipelago composto da quattro isole principali e da 3.400 isole minori. Il territorio è prevalentemente montuoso e le poche pianure si trovano sulla costa occidentale. Molte rette sfiorano i 3.000 metri e il monte più alto è il Fuji, che è un vulcano attivo. Per la precisione uno stratovulcano alto 3.776 metri. Ed è un simbolo per il paese perché è meta di pellegrinaggio per i shintoisti. In Giappone i vulcani sono numerosi, esattamente 200, perché le caratteristiche geologiche rendono questo paese uno dei luoghi vulcanici più attivi della Terra. Vi è inoltre un'intensa attività sismica e secondo alcune statistiche ci sarebbero almeno 3 movimenti sismici al giorno. Spesso si verificano anche maremoti, a causa dei continui cambiamenti della topografia sottomarina. Ne è un esempio l'ultima catastrofe giapponese dell'11 marzo 2011, quando, in seguito a un terremoto che ha scatenato uno tsunami, si è verificato un incidente alla centrale nucleare di Fukushima, provocando ingenti danni alla popolazione e all'ambiente. È bene ancora ricordare che il Giappone è ricco di centrali nucleari, 52, proprio per far fronte alla crescente richiesta energetica che l'avanzata tecnologia richiede. Questo grave disastro però ha aperto un grande dibattito nel paese sulla sicurezza di tali impianti, tanto che lo scorso maggio il governo ha comunicato l'intenzione di chiudere tutte le centrali nucleari e di valutare l'utilizzo di forme di energia alternative.